Ben ritrovati e benvenuti a questa nuova puntata di Assieme a Noi in versione Assieme a Me, visto che questa sera manca la mia co-conduttrice, nonché partner, Priscilla Sicoli. È iniziata la prima papola, dunque andiamo bene questa settimana, benissimo. Dunque, prima di iniziare con i nostri ospiti che sono già pronti, protagonisti come al solito, questa settimana avremo protagonista la danza, abbiamo protagonista poi la solidarietà e poi un comitato genitori particolarissimo di Garbagnate Milanese, ma lo vedremo nel corso della puntata. Iniziamo subito con una notizia un po' di cronaca che è rimbalzata nelle varie agenzie di stampa e anche nel nostro telegiornale di One TV. E cosa è successo oggi? Intorno alle 11, esattamente 11:10, si sono uditi due forti boati in tutto il nord del, diciamo, dell'Interland milanese e non solo. Colpa, ecco, di due aerei partiti dalla base militare in provincia di Treviso, nel Trevigiano, che in stato di allerta, sollecitati dalla torre di controllo dell'aviazione militare e civile, si sono alzati in volo e hanno superato la barriera del suono, dunque la famosa velocità Mach 1. E logicamente questa, diciamo, rottura del muro del suono si è fatta sentire nelle nostre zone, ripeto, dalla Bergamasca fino a Varese. Persino i ragazzi nelle nostre scuole di Bollate, Arese, Garbagnate si sono accorti di quanto stava succedendo, perché sono tremati i vetri. Addirittura a Paderno Dugnano hanno evacuato una scuola materna pensando che fosse un terremoto. Logicamente i centralini sia della polizia locale e del comando provinciale di Milano sono andati in tilt. E presto comunque è arrivata la notizia direttamente dall'aviazione militare. Noi stessi della redazione del telegiornale abbiamo contattato la questura di Milano e l'aeronautica militare e ci ha comunicato che questi due jet si erano alzati in volo per intervenire, tra virgolette, per andare a verificare, senza le virgolette, un aereo di linea francese dell'Air France che sopra Aosta, nella Val d'Aosta, aveva fatto una manovra un po' strana, non rispondendo alla torre di controllo nazionale e regionale i loro dati. Insomma, c'era stato un silenzio radio. Si è subito pensato purtroppo a un attentato, ma fortunatamente un problema al sistemi radio, la radio non funzionava, dunque si sono avvicinati i due jet, il personale di bordo ha fatto così con la manina, tutto ok, tutto si è sistemato e si è tornato tutta la tranquillità, però la paura purtroppo c'è stata per questi forti boati. Finita la notizia di cronaca, ricordiamo sempre ai nostri telespettatori la rubrica AAA Cercasi. Stiamo sempre cercando i due protagonisti cosplay di Darth Vader della regina Amidala e di Obi-Wan Kenobi di Limbiate, che noi abbiamo intervistato al Cartoon Mix. Al momento tutto tace. Dunque, se li avete riconosciuti, anche stasera prima della nostra trasmissione è andato in onda il nostro speciale proprio dedicato al Cartoon Mix. Se avete notizie, li conoscete, contattate la nostra redazione. Bene, ho detto tutto, breve stacco pubblicitario, audio e video alla nostra regia e partiamo subito con i nostri ospiti già qui presenti in studio. A voi regia, grazie, a tra poco. Come si diceva un tempo, se sei senza blues, te ne suoneremo un po' da portare a casa. (Susurra)
1969. La guerra del Vietnam ha raggiunto il suo apice. Quando salgo sul palco e canto, quella è la mia vita, la mia religione. Io sono la religione elettrica. Con una battuta che disse Michael J. Fox in un famosissimo film. Chissà che non ci si riveda prima o poi nel futuro. Sì! 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 Torna il One TV Show da aprile in prima serata su One TV. Ed eccoci, eccoci qua. Bene, allora ritorna anche Paolo Muzio. Ah, sarà contenta Priscilla Sicoli, che ritorna Paolo Muzio. Bene, bentornati, bentornati qua ad Assieme a Me. E ho l'onore di presentarvi i nostri primi ospiti. Signori, abbiamo con noi l'associazione di danza Arte Danza. Ecco qua. Buonasera, ben arrivate. Tutto a posto? Come tutto la va? Posto. Tutto bene, in ordine? Tutto bene, grazie. Bene, iniziamo a presentare Gabriele Pietraforte. Gabriella, scusami. Eleonora Marcello, braccio destro. Sì. E Sonia Calella, insegnante di danza del ventre, giusto? Esatto. E dopo magari qualcosina, così mandiamo un po' in tilt la nostra regia. Va bene. Torniamo a noi. Allora, un'eccellenza di Garbagnate. Grazie. Milanese, la scuola di danza molto seguita. Grazie. Apprezzata sia da allievi e dai concittadini garbagnatesi. Dunque, raccontaci un attimino, Gabriella, la storia di Arte Danza. Allora, Arte Danza nasce 48 anni fa sul territorio di Garbagnate. All'inizio si chiamava Garben. Poi ha cambiato nome in Arte, Danza e Teatro Italia come associazione culturale. Noi siamo un'associazione culturale, quindi non dilettantistica sportiva ma culturale, e adesso ha preso il nome di New Arte Danza, semplicemente perché ha cambiato nome perché man mano che cambiavamo sede eravamo sempre noi, ma ci siamo adeguati a dove ci siamo spostati di volta in volta. Quando eravamo Arte, Danza e Teatro Italia perché eravamo la scuola di danza del Teatro Italia di Garbagnate. Esatto, facevamo lezioni in auditorium, poi ci siamo spostati, questo è il terzo anno che ci siamo spostati, adesso facciamo lezione, abbiamo preso uno spazio presso la New Gym, la palestra New Gym, che è appunto in via Principessa Mafalda al 15, che è di fianco alla stazione, siamo attaccati alla stazione. Esattamente 44 passi. Esatto. Voi direte perché? Perché li ho misurati? Perché esatto. Conosco bene la vostra nuova sede e ho misurato 44 passi. Dunque, se volete raggiungere la scuola di danza, scendete a Garbagnate Milanese, che è la stazione diciamo centrale di Garbagnate, 44 passi. Uscendo sulla destra, gli ho dato anche tutte le dritte, e trovate la nostra Arte Danza. Esatto. Dunque, Arte Danza, classica, moderna. Noi facciamo un po' di tutto, nel senso che facciamo... Io insegno praticamente dai bambini di 18 mesi fino ai... La allieva più grande ha 88 anni. E dunque è giovanissima, nel senso, no, piena di esperienza, insomma... Allora sì, chiaramente una allieva così grande fa ginnastica,
Non fa certo danza, però si difende molto bene, sono molto orgogliosa. L'importante è il movimento, cosa, è lo stare insieme. Lo stare insieme. Mi hanno detto che è una scuola simpatica, allegra. Sì, allora io la definisco una famiglia. Usate la frusta sette cose, no, quello no, assolutamente. Per me è una famiglia, perché comunque chiunque viene da noi viene accolto come una famiglia. Io la reputo, sono molto orgogliosa di questa cosa, perché si respira non c'è negatività, al contrario, tutto, chiunque arriva viene accolto benissimo da chiunque. E c'è una sana competizione, perché ci deve essere, ma non è non è discriminante, anzi al contrario. Noi siamo una scuola non professionale, siamo una scuola comunque, anche se a un buon livello, perché io dall'esperienza che mi viene data e da quello che mi viene detto da chi fa parte del settore, certo, siamo una scuola a un buon livello, però siamo comunque dilettanti, nel senso che non siamo professionisti. Di conseguenza non possiamo pretendere di avere una selezione come può essere presso i centri come il Teatro alla Scala, piuttosto che però, altri teatri. Però proprio in queste, diciamo, sì, scuole dilettanti, che vengono fuori veramente il meglio, sì, dei ballerini, se uno vuol continuare, certo, la professione, certo, ma diciamola, l'importante è divertirsi, lo stare insieme, avere un gruppo compatto, assolutamente, dove si può ridere, scherzare e lavorare in piena, certo, serenità. Braccio destro, che brutto, no? Braccio destro non mi piace, Eleonora. La colpa è la sua, mi ha detto braccio destro. Destro, io sì, allora ho detto, il sinistro dov'è? Ha detto la presa. Il sinistro non c'è, si chiama Laura e non ecco, c'è. Vedi, c'era, ecco. Però c'è anche il sinistro. Allora, danza classica, classica o sbaglio? Sì, sì. Danza classica. Danza classica. Hai avuto studi di danza classica nella, sì, tua, immaginavo. Mi ha insegnato tutto Gabriella, ah, è la mia maestra, e da qui è partita la mia esperienza anche nel mondo dell'insegnamento, quindi quasi da 10 anni circa la affianco nelle lezioni di danza classica principalmente. Bene. Ecco, sono più ragazze o ragazzi? Domanda... Sicuramente no, ragazze, classica del giornalista, come si sente? Ecco, classica. No, dai, due orgoglio maschile ne abbiamo. Due? Oh. Però che ne avevamo 4, poi sì, chiaramente per diverse cose crescono, vanno via, esatto, eccetera, certo, eccetera. Adesso ne abbiamo tutte e due con lo stesso nome, Alessandro. Ah, ecco. Noi siamo originali in questo, uno di 14 e l'altro invece di 7. Ecco, l'età della classica, nel senso della danza classica, le tue allieve vanno da 7 anni o anche più piccole? E con una danza propedeutica si parte già dai 4 anni all'incirca, quindi tutto il periodo della scuola dell'infanzia comunque. Dopo con la scuola, l'avvio della scuola primaria, iniziamo con i corsi effettivi e quindi la vera disciplina della danza classica. Della danza classica. Sì. Con musiche adeguate. Adeguate, sì, tutto rigorosamente. Di repertorio, sì. Sì, diciamo che non ci si può improvvisare. No. È un mestiere dove comunque tu hai tanta gavetta, non solo come studio, come danza tua personale, ma anche proprio come insegnamento. È purtroppo una realtà che abbiamo noi spesso di scuole di persone improvvisate, che magari hanno fatto 2, 3, 4 anni di danza e aprono la scuola di danza. Purtroppo non è così, perché comunque è come andare dal dentista, volere un dentista, e non vai dal dentista, vai dal macellario, la stessa cosa, non puoi. E questo è importante, perché tu hai a che fare con dei bambini che comunque crescono e gli puoi danneggiare, gli puoi fare del male. E quindi bisogna adeguare, esatto, l'insegnamento anche in base, esatto, all'età, esatto, cercare di, esatto, capire. Dunque è giusto insegnare la propria arte, ma questo nella musica, certo, nell'arte scenica, teatro, nella arte di danza e tutto quanto, ma bisogna anche fare un po', diciamo, da io lo chiamo maestro Jedi, nel senso cercare di capire e di accompagnare la loro crescita, perché, certo, questo è molto... Però ma c'è tutto uno studio alla signora dietro degli 80 anni, certo, come si chiama? Lei, Lucia. Lucia, che salutiamo. Salve signora Lucia, tutto bene? Come la va? Bene? Bene, ok.
anche la signora Lucia va seguita. Tutti vanno seguiti perché non sono dei numeri, sono delle persone. Ognuno di loro ha una loro problematica, che può essere fisica, personale, perché comunque i problemi li abbiamo tutti. Certo, quindi da noi trovano l'accoglienza e magari anche poi dopo finita lezione andare a bere un caffè con le amiche per non stare a casa da sole. Bello. Magari trovarsi perché c'è il compleanno, quindi chi porta la torta. O magari bene, anche, insomma, ecco. Sì, assolutamente sì. Unire l'utile al dilettevole. Sì. Noi abbiamo uno spazio dove per esempio le ragazze che hanno tempo vengono a studiare a scuola e magari aiutano tra di loro, quindi c'è anche questa cosa, cioè l'aiutarsi. Non sono bravo in matematica, penso io. Loro fanno questo, magari nelle pause tra una lezione e l'altra, c'è anche questo da noi, sì. Come vedete io vi porto le eccellenze, qui a Garbagnate. Ecco, vediamo anche una foto. Allora, questa foto qui ha vinto un premio, è stata fatta dal fotografo Mattia Negrini e ha vinto un premio quando c'è stato il concorso fotografico, quello che fa Garbagnate. Ci sta guardando Matteo Negrini? Non lo so, però è una foto sua. Perché anche presto questa... lui non lo sa, ma sarà mio ospite. Sì. Anche questa... lo conosco bene. Anche questa è di Mattia. Bene. Questa è di Mattia, questo è il nostro logo. Fatto tra l'altro da una delle mie alunne che è diventata grafica, fa il lavoro di grafica. Ma insomma, tutto, vedi, allora si è iniziato con anche questa di Mattia, che riconosco lo stile. Anche questa è di Mattia. Insomma, si inizia con una danza in punta di piedi, sì, ma che bello, in punta di piedi, per poi andare a finire, insomma, a creare il logo, a fare ripetizioni, insomma, è una scuola a 360 gradi. Assolutamente sì. Ma danza del ventre, andiamo un po', danza del ventre, le fanno le signore, ma perché anche, anche le ragazze, gli e uomini. Anche gli uomini. No, non mi dica così perché non ci credo, voglio assolutamente, perché sennò vi mando il nostro regista Franco Landoni a fare una lezione di danza. Assolutamente, non è una danza solo. No, scusa, è di... Beh, danza del ventre, sono movimenti... Sì, è stata chiamata così da noi occidentali, perché in realtà si chiama danza orientale. Danza orientale. Non è danza del ventre, è solo che arrivando, diciamo, negli anni dell'Ottocento, del Settecento, in posti dove si danzava, le donne erano molto poco vestite e comunque certo. I movimenti erano, diciamo, del bacino, quindi la pancina si vedeva bene e quindi è stata chiamata dai francesi. Danse du ventre, ma semplicemente perché non si chiama così, in realtà è il Rakshaki, cioè la danza orientale, sarebbe proprio la danza dell'ovest o qualcosa del genere come nome, sì, nel senso che non c'entra con il ventre, l'hanno inventato i francesi, i francesi è una butade, sì. Poi è rimasto diciamo, non gli orientali, diciamo dalla parte Nord Africa, magari di là si è più sviluppata questa tipo esatto, di danza. Esatto, è tutto tipico del, diciamo, del Medio Oriente, per cui insomma, possono farle tutte le signore. Magari anche gli uomini, sì. Magari poi chiediamo anche al nostro cameraman Claudio magari di fare un movimento pelvico. No, pensa di ripetere. No, sconvolto. Okay. È sconvolto. No, perché mi ha fatto segno che poi mi taglia a metà, dunque non è bello vedermi a metà. Insomma, possono farle tutte le signore, cioè anche lì da qualsiasi età, da piccini, adolescenti, diciamo, fino a... quanto si desidera fare. Sì. È difficile? Allora, come ogni cosa. Vuole il suo impegno. È facile, diciamo. E difficile allo stesso tempo. Molti dei movimenti, io dico, sono già lì. Ce li abbiamo già dentro di sono noi, sono abbastanza diciamo. Naturali, sì. Molti sono già lì. Altri sono innaturali. Come nella danza classica ci sono queste posizioni meravigliose, bellissime, difficilissime, che però non sono alla portata proprio di tutti. Mentre danza del ventre è un pochino più democratica, diciamo così. Nel senso ecco, che so meno... che è difficile. Non ci sono. Ok. Possiamo far vedere un attimino, chiedo l'aiuto alla regia. La maestra Sonia voleva far vedere un movimento. Ce possiamo? Moltissimo. Guarda, uno lo puoi fare con me. Dai, delle no, mani. Io... delle mani, il movimento delle mani. Sì. Ma sono occupate. Dammi. No. Vi siete messi d'accordo, va bene. Sì, sono allora. Delle mani. Allungo la mano
e se le dita sono attive. Prendo la mela, rilasso pian piano la mano, lascio andare la mela, mi rilasso. Prendo la mela, giro tutta la mano, rilasso la mano, lascio andare. Prendo la mela, lascio andare, bravissimo, e lascio andare. Ma io sapevo, metti la cera e togli la cera. Adesso invece so, prendi la mela, lascia la mela, rilassa la mano. E questa la puoi fare in basso, allora, la puoi fare in alto, la puoi usare come vuoi. Questo è sempre prendi la mela, lascia la mela. Però, se era presente qua Priscilla, la mia co-conduttrice, mi prendeva in giro in una maniera che iniziava fino alla fine della trasmissione. Ma ci sono le registrazioni, sì, poi lo vedrà. Settimana prossima la prima cosa che fa quando andiamo in onda è prendi la mela e rilascia la mela. E io farò prendi la cera, togli la cera. No, va bene. Insomma, abbiamo dato anche una piccola lezione di danza alle venti. Insomma, è importante anche il movimento della mano, non solo mano rende brutto il movimento. Una bella mano rende bello. Una bella mano rende bello il movimento del braccio, rende bello, è proprio la cornice, la cosa più graziosa. Insomma, è anche sensuale, anche solo il movimento della mano può rendere una anche solo fare questo è carino. Se lo faccio male è brutto. Anche solo questo. Claudio, prova. No, non vuoi. Non c'è la telecamera. Ma io l'ho detto, prima o poi metterò una telecamera dietro le mie spalle per inquadrare il nostro cane. Ma sono sicuro che di là in regia stanno facendo anche loro. Metti la mela, togli la mela. Prendi la mela, togli la mela, fai cadere la mela. Anche se secondo me il nostro tecnico audio sta facendo metti la cera, togli la cera. Dopo controlliamo. Magari, dopo controlliamo. Insomma, avete dato un tono diverso a questa intervista. Questo anche per dimostrare, ripeto, cosa una persona può trovare nella vostra scuola. Comunque noi non facciamo solo danza classica, facciamo una marea di corsi. Esatto, quindi, io volevo arrivare a questo. Certo. Ecco, non solo famosa Zumba, sicuramente. Sì, facciamo Zumba, facciamo Pilates, facciamo ginnastica, facciamo danza moderna, danza classica, sbarra terra. Che è una sbarra terra, è una tecnica molto pesante, molto difficile, serve proprio per i ballerini, per poter rafforzare la muscolatura, per le aperture, per sostenere meglio le posizioni. Infatti noi la facciamo da una certa età in poi, cioè praticamente dai 9-10 anni in poi. Poi facciamo anche perché, per esempio, nella nostra scuola danza moderna parte dalla quinta elementare, non con i bambini piccoli, per scelta, perché in tante scuole iniziano prima e è una scelta loro. Io comunque mi sono diplomata tramite l'AIDA, che è un'associazione del Teatro alla Scala di insegnanti, e in accademia comunque prima degli 11 anni non si inizia. Quindi io per mia scelta, perché poi ci sono dei movimenti che possono essere pericolosi, non possono andare bene, preferisco dunque, si preferisce evitare. Dai 12, sì. Diciamo. Sì, diciamo che ha un discorso commerciale, preferisco, certo, la sicurezza di chi viene da noi. Allora, metto in crisi ancora, io sono famoso per mettere in crisi la nostra regia. Allora, maestra Eleonora, non dico tacco e più e punta come lei, ma adesso metto in crisi anche il cameraman, il nostro cane. Due posizioni, la base, io so quello della sbarra, lì così, sì, esatto, giusto? Posizione in prima. Ecco, allora, un attimino, vediamo un attimo se riusciamo, ecco, in questo modo, così qua. Ci posizioniamo con la telecamera, appena siamo pronti, stasera ragazzi... È un corso assolutamente, ma e questo è il bello della diretta, assolutamente. Vi passo avanti, però i piedi sono da inquadrare. Ecco, adesso arriva subito prontamente. Ecco, questa che è, diciamo, è la prima, diciamo, come si dice, non mossa, ma posizione. Prima posizione. La base. Poi abbiamo la seconda, la terza, sì, che è leggermente sovrapposta, la quarta, sì, quinta, sì, e la sesta, che è l'ultima e la più semplice. La retromarcia non c'è. È la retromarcia. Va bene, ok.
Bene, io vi ringrazio veramente tantissimo. Insomma, cosa dire? Ormai ci sentiamo semi partecipanti ai vostri corsi. Abbiamo imparato prendi la mela, mangiala e la fai cadere. Abbiamo imparato la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta mossa e posizione, chiedo scusa, mi perdoni maestra, e poi insomma la simpatia del vostro boss. Ma ricordiamo velocemente: arte e danza, via Principessa Mafalda numero 15, 44 passi esattamente dalla stazione di Garbagnate Milanese. Se qualcuno è interessato può benissimo andare lì, bussare e dire ci manda One TV la trasmissione assieme a noi, un 10% di sconto, un omaggio lo facciamo, dai. Non si devono scoraggiare perché noi siamo dentro la palestra. Ah sì, ecco, logicamente vedrete una palestra New Gym. La New Gym, e noi siamo voi dentro. Entrate perché loro sono all'interno. Andate a nome nostro e sicuramente un piccolo trattamento particolare, speciale, e i nostri ospiti ve lo riserveranno. E ricordate, parola d'ordine: prendi la mela, mangiala e falla cadere. Questo dovete assolutamente fare, questo movimento. Da fuori, giuro. Subito dovete farlo. Appena voi fate questo movimento, loro vi riconoscono, vi aprono le porte e lì c'è uno scenario fantastico. Tante belle ragazze. Tante belle ragazze. Claudio, ho capito che domani già tutti presenti lì davanti alla porta. No, è il mio camera preferito, devo per forza trattarlo bene, altrimenti non mi segue più, assolutamente. Bene, grazie. Come dico sempre ai nostri ospiti, non finisce qui, perché abbiamo iniziato questa nostra collaborazione, ritornerete ancora qui presso i nostri studi e non escludo che le nostre telecamere magari vengano a fare visita nella vostra scuola all'improvviso per realizzare magari il nostro speciale del telegiornale. Va bene? Grazie ancora e ci vediamo presto. Linea alla nostra regia, audio e video, pochi secondi, pochi istanti, ritorniamo con altri ospiti qua in diretta dallo studio 1 di One TV assieme a me, meglio, assieme a noi in versione assieme a me. Audio e video a voi, grazie. Nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80% sarebbe ancora consumabile. Se fosse infatti possibile recuperare gli sprechi, questi sfamerebbero 2 miliardi di persone al mondo. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e l'ambiente. Ridurre lo spreco di cibo significa salvare il pianeta. Aiutaci anche tu a combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze. Signori, bentrovati. Prossimamente su questa emittente andrà in onda un nuovo format intitolato Sapori Veloci, ideato da Leonardo Ippolito e condotto dal cuoco Alessandro Uccello, dove vedremo dei piatti realizzati in modo facile e veloce, da preparare comodamente a casa vostra. Mi raccomando, vi aspettiamo su questa emittente. Buona visione!
Eccoci qua, ben rientrati. Insomma, stasera una puntata frizzante. Abbiamo già il blocco dei nostri ospiti che dovevano essere terzi. E gli abbiamo chiesto di venire prima perché purtroppo per un problema tecnico, adesso non l'ho ben capito, poi chiederemo esattamente alla nostra redazione, gli ospiti che dovevano venire questa sera della Bottega del Grillo, dell'Associazione Libera, non sono potuti venire. Comunque, logicamente, li invitiamo per una nuova prossima puntata. Oh, gioco un po' in casa. Perché? Perché sono anni che seguo questi ospiti che adesso vi andrò a presentare. Perché sono un'altra eccellenza di Garbagnate milanese e veramente non lo dico tanto per dire da cronista, da giornalaio, come mi piace definirmi, ma veramente è perché c'è tanto, ma tanto impegno nel realizzare manifestazioni ludico-ricreative, culturali, nel aiutare i nostri ragazzi nel plesso scolastico, dando veramente tanto impegno e tanto amore. Di chi sto parlando? Del Comitato Genitori della Carol Wojtyla. Eccoci qua. Buonasera, Istituto buonasera. Comprensivo Carol Wojtyla di Garbagnate Milanese. E abbiamo qua l'onore di ospitare Cristina Vezzoli, buonasera. Elena Campadelli, buonasera. E Cristel Cagnoni. Buonasera. Cristel, io e Cristel ci conosciamo da tanti anni. Assolutamente da tanti anni. Oh, come la va? Tutto bene? Bene, grazie. Vi state divertendo? Mi hanno detto che avete fatto anche voi. Ballato, prendi la mela. Togli la mela. Prendi la mela. Mangi la mela. La fai cadere. Torsolo per terra. Bello questo. Torsolo per terra. Benissimo. Allora, Comitato Genitori. Sì. Esattamente, cosa fate? Lo spieghiamo ai nostri telespettatori, logicamente. Cosa fate? Cosa facciamo? Noi, tra le cose che facciamo, sono raccogliere fondi per dare qualcosa in più alla nostra scuola, che vuol dire materiali scolastici piuttosto certo. che progetti, piuttosto che qualcosa di nuovo che normalmente viene condiviso con gli insegnanti. Cosa facciamo? Diamo un supporto a chiunque della scuola abbia qualche dubbio, problema di qualunque tipo, noi ci siamo. Possiamo dare una mano, possiamo fare da interfaccia, normalmente interfacciamo con gli insegnanti, certo. con la dirigenza scolastica e anche con il comune. Con gli Però ecco, questo comitato è da tanto tempo. Ho cercato di chiedere da quanto tempo, non si sa bene. Non lo sappiamo. Io invece ho una data semicerta che mi è stato detto che siamo intorno ai 38-40 anni. Addirittura 40 anni. Assolutamente. Io non di sicuro. Io mi conosco da sì. 15 anni, lo dicevamo prima di là sì. in attesa, prima di iniziare la trasmissione, sono 15 anni che vi conosco, sì. logicamente che vi seguo come reporter, sono la bellezza di 5 più 5 10 più 3, la bellezza di 13 anni. E parlavamo prima dei fondi che voi organizzate, delle manifestazioni, anche una bellissima lotteria sì. che io non ho mai vinto, eppure i biglietti. Ecco, bravo. Ecco diciamo qua. Di comprare i biglietti. Nemmeno io mai vinto, in questo momento. I biglietti li ho venduti, li ho, ma non ho mai vinto. Ma neanche noi. Dunque, non ho mai vinto il numero 9536 è mio, mi raccomando. Per un bel overboard, cosa vuoi vincere? Ne ho 10 a casa, non uno, e ne ho venduti anche tanti altri. No, a parte gli scherzi, insomma, con questa lotteria che ormai sono anni che i nostri ragazzi vendono anche per strada, perché molti ragazzi fermano logicamente per strada i cittadini per vendere i biglietti, con il ricavato, a parte tutto, si è potuto comprare del materiale didattico a supporto di quello esistente della scuola, che ahimè è sempre purtroppo carente. È quello che è sempre carente per i vari problemi nazionali che sappiamo bene,
Però ecco, ad esempio, nelle nostre scuole di competenza, ormai parliamo della scuola a tutti le LIM in classe, prima di tutto dalla primaria, diciamo, di Via Varese, Largo Gervasoni, per poi finire alla scuola media Morante, e anche la materna, parlavamo della Morante, proprio tutte le classi, finalmente da quest'anno, se non mi sbaglio, hanno la famosa lavagna multimediale, e questo è stato possibile grazie proprio alla raccolta, anche grazie alla raccolta dei fondi e di questa lotteria. Però Christelle, visto che ci conosciamo da un po' di anni, perché insomma ti ho infastidita come reporter in varie occasioni, ma soprattutto in un'occasione nel Ciao Scuola, la manifestazione di fine anno proprio organizzata dal nostro circolo, dal scolastico, dal comitato genitori della Caro Voetila, e io ho una sorpresa per voi e per i nostri telespettatori. Visto che l'ho seguita come reporter, mi sono dedicato a realizzare 3 minuti di un montaggio video con proprio le immagini più belle, più significative, proprio della manifestazione Ciao Scuola, che dopo andremo a raccontare nel particolare. Dunque, chiederei alla regia di agevolare il filmato e lo vediamo insieme. A voi regia, grazie. Insomma, devo dire la verità, qualche emozione la si è provata, perché mentre andavano le immagini sentivi il nostro video e dice: ah guarda, quello, guarda quell'altro, guarda.
Cristela ha detto: mi hai beccato anche questa volta, vero? È sempre presente negli anni, non so se hai visto, è sempre presente negli anni. Come negli anni sono passati i sindaci, abbiamo visto il sindaco Leonardo Marone con la fascia tricolore, abbiamo visto il sindaco Pier Mauro Pioli, il vice sindaco Mara Bonesi della scorsa, diciamo, amministrazione comunale. Quest'anno speriamo di vedere nella manifestazione del 2018 il sindaco attuale, il dottor Daniele Davide Barletta. Io lancio un appello. Signor sindaco, quest'anno voglio vedere in prima, proprio all'inizio del corteo, la voglio vedere lì, presente, con la fascia tricolore. Va bene? Io l'ho lanciata. Ho lanciato l'idea, sicuramente qualcuno la riferirà al nostro sindaco e sicuramente il dottor Barletta verrà, parteciperà alla manifestazione con la fascia tricolore. Insomma, la presenza di un sindaco, secondo il mio punto di vista, è importante in una manifestazione che ho sempre considerato primaria per Garbagnate Milanese. Insomma, il Ciao Scuola genera sempre una festa infinita. Abbiamo visto personaggi, il presidente diciamo del comitato genitori, che non ha potuto venire stasera perché, meno male, mi ha mandato tre donne e non è venuto lui. No, saluto Marco Guanci, che è un amico. Abbiamo visto tante persone. Vorrei ricordare una in particolare, che infatti si è vista anche nel servizio, che è Arianna Guidetti. L'abbiamo vista con la divisa della Croce Rossa Italiana, della delegazione Garbagnate Milanese, sempre presenti la Croce Rossa, insomma, delle istituzioni che vi seguono dall'inizio nella Ciao Scuola, giusto? Sì, sì. Quest'anno poi si sono aggiunte altre, tipo anche la Proloco, non dimentichiamo la Proloco di Garbagnate Milanese, che lo scorso anno si è dedicata a preparare i panini. Insomma, è da due anni chiamiamo il nostro amico Di Bella, che è l'esperto delle salamelle, che si è dedicato. Lui è nel comitato genitori. Lui è anche nel comitato genitori. Abbiamo visto Antonella Del Giulio. Insomma, abbiamo visto tante persone che partecipano e ogni anno dedicano tempo e energie per questa manifestazione Ciao Scuola, che quest'anno sarà esattamente il giorno. Non è definito, o il 19 o il 26 di maggio. Più probabilmente il 19, però. E mi hanno detto il 19. Infatti, non è ancora ufficiale. Vabbè, o il 19 o il 26, insomma, sì, sì. Però sempre di sabato mattina. Sabato, certo. Assolutamente. Insomma, cosa si prova per parte del comitato genitori? Per me è molto bello, è una bella esperienza, è molto bella la festa del Ciao Scuola, dove cerchiamo sempre di dare una mano in quello che riusciamo. Noi di solito siamo dedicate al pozzo, pozzo di San Patrizio, mentre lei è dedicata all'ordine pubblico. Esatto, lei si occupa della marcia, la marcia è sua. La vediamo sempre, l'ho vista sempre con la pettorina. Esatto, è sempre esatto. La stessa negli anni, sempre quella. Sì, ne ho è una quella. Di pettorina, ne ho tante, ne ho una, quella metto. Sono quelle che si usano giusto per le macchine, per la sicurezza, certo, quindi esatto, sono direttamente quelle. No, è una bellissima esperienza, sicuramente ogni anno fare il Ciao Scuola, far parte di questo comitato è un qualcosa che aiuta anche a stare vicino ai tuoi figli in qualche modo nel periodo scolastico. Ma ti fa anche conoscere tanto della scuola, che a volte uno parla, dice ma che cos'è che succede, invece conosci le dinamiche, le persone, capisci anche tante cose che magari... Ecco, però c'è sempre bisogno di personale fresco, tra virgolette, di genitori che partecipano. Assolutamente sì. Purtroppo. Assolutamente sì, anche perché l'anno prossimo. Perché poi si va via, quando i figli crescono. Che andranno via. Perché voi siete in carica dal 2015, se non mi sbaglio, no? Io sono 6 anni, lei è non so quanti anni. Di più? 15 anni, 13 anni. No, perché io ho un... Io dal 2006. Ho una circolare 2015-2018 dove ci sono i vostri nomi. Come consiglio di istituto. Come consiglio di istituto. Quello è il consiglio di istituto, è un'altra cosa. Ah, è un'altra cosa. Quella è una cosa istituzionale. Quella è una cosa istituzionale. Sì, noi non siamo un'associazione, un'istituzione. Quindi no, chiaramente il comitato genitori è un gruppo. E le persone girano, perché man mano che poi i figli crescono, escono dalla scuola, tu esci dalla scuola. Però c'è qualcuno, anche se i figli escono dalla scuola, diciamo dall'istituto comprensivo Carlo Voltiva,
si rimane lo stesso, si dà lo stesso collaborazione. Io ho già iniziato col comitato genitori del liceo, perché io adesso c'è uno al liceo, quindi adesso sto lavorando anche di là. Però dobbiamo fare di tutto per rimanere anche nel nostro comitato genitori. No, c'è bisogno di gente nuova. Esatto, c'è bisogno di gente nuova, di gente delle leve nuove, dalla materna ai primi anni di elementari. C'è bisogno di queste persone che vengono. Per cambiare, no? Ma anche perché c'è bisogno di nuove età, di informazioni nuove, di idee nuove. Quindi... Dunque allora lanciamo un appello. Certo. Chi vuole partecipare al comitato genitori, c'è tanto darci posto, una mano, c'è posto, c'è tanto diverse. Diamo dei riferimenti. Uno vuol partecipare, cosa deve fare? Beh, vengono messe le locandine fuori dalle scuole tutte le volte che ci sono le riunioni. Vengono affisse nella normalità. Sì. Basta poi presentarsi ad una riunione, sì, poi esatto. C'è la mailing list alla quale ci si può iscrivere, si chiede di iscrivere. E comunque... C'è la mail comunque che è comitato non me lo ricordo. Vabbè, non la ricordo più. Comunque c'è la mail, c'è la pagina Facebook. Caro Voitila, si risolve il anche su problema. Cioè, i canali sono parecchi, ecco. Oppure, quando vedete le nostre tre signore in giro per Garbagnate Milanese, oppure magari anche sottoscritto, fermateci. Esatto. E noi vi daremo tutte le informazioni del caso, logicamente. Dunque, prossimo manifestazione imminente, la lotteria. L'estrazione dei biglietti, che è esattamente il giorno 6 aprile, venerdì 6 aprile. 6 aprile alle 16:45, sì. Presso proprio la scuola elementare primaria di Via Varese, nella sala riunioni. Dunque pescherete, ma ci sono oltretutto anche dei bei premi. Ci sono sempre stati dei bellissimi premi, devo dire la verità. Ad esempio c'è un tablet, c'è 5 sedute quest'anno di pressoterapia, che non sembra, uno magari non sa cosa sono, ma costano un sacco di soldi quelle robe lì. Assolutamente, sì. Infatti poi vabbè, l'overboard. Una degustazione di pizza presso la pizzeria Cepli di Garbagnate, insomma anche corso di balli. Sì, c'è il corso di balli. Insomma abbiamo tutto, poi anche la libreria Ghirigori, insomma. Ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti. Dunque io ce l'ho, ne ho 10, questo è proprio il biglietto della lotteria, chi vuole partecipare logicamente basta recarsi anche solo davanti alle scuole, perché penso, oppure in giro per Garbagnate Milanese ci sono i ragazzi che te li vendono, sì. Logicamente in qualsiasi momento vi fermano, vuoi il biglietto, insomma costa solo un euro, insomma aiutiamo la nostra scuola, il nostro istituto comprensivo. Piccola breve pausa pubblicitaria e ritorniamo qua subito con i nostri ospiti. Audio e video alla regia, grazie. Scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti
Fox, una trasmissione che vi farà ricordare i tempi bellissimi dei grandi amori, i tempi dei momenti indimenticabili con i vostri amici, con le vostre mogli, le vostre fidanzate. Eccoci, rientriamo in studio per, diciamo, gli ultimi minuti di trasmissione. Siamo sempre in diretta qua dallo studio 1 di One TV. Stasera le papere mi accompagnano. E tremenda vendetta sarà quella di realizzare il famoso fuori onda, e non solo fuori onda, ma anche in onda, che mi stanno preparando dalla regia. Va bene, l'accetto e prossimamente lo vedremo insieme, ci divertiremo su tutte le papere che ho fatto in questi anni di trasmissione. Ma siamo qua con il comitato genitori dell'Istituto Comprensivo Carol Wojtyla di Garbagnate Milanese. Siamo in compagnia di Cristina Vezzoli, di Elena Campadelli e di Christelle Cagnoni. Grazie ancora per essere qua. Parlavamo del Ciao Scuola. Questa manifestazione a me è molto cara. Abbiamo visto il filmato prima che vi ho dedicato a tutti i garbagnatesi e a tutti quelli, i ragazzi che hanno partecipato al Ciao Scuola, perché insomma abbiamo visto filmati che andavano dal 2011 fino alla scorsa 2017, insomma abbiamo toccato veramente tante annate e non finisce qua. No. Mi sono limitato al 2011, ma avevo anche qualcosa dietro, poi sarebbe stato troppo lungo. Assolutamente, abbiamo invitato il sindaco Barletta a presentarsi con la fascia e sicuramente ci sarà. Assolutamente, sono pronto a scommetterci. Però, allora, parte questa manifestazione dalla scuola elementare di Carol Wojtyla, che è in Largo Gervasoni, Via Varese, conosciuta come Via Varese. E i bambini sfila, si trovano tutti nel giardino, sfilano un pezzetto di Via Varese, entrano in Via Martini di Mazzabotto, insomma, fanno diciamo tutta la Via Roma, quasi centro di Garbagnate, sì, per arrivare al parco di Via Bolzano, sì, al parco dei bambini di Via Bolzano, che l'amministrazione comunale negli anni ha sempre concesso da quattro anni. Sì, perché inizialmente la festa Ciao Scuola era solo per le elementari. Poi quando siamo diventati comprensivo abbiamo deciso di unire tutti e non abbiamo una scuola così grande che contenga tutta questa gente, che siamo circa 1300 bambini, quindi più le famiglie, per cui abbiamo chiesto al comune se ci dava questa location più grande, che comunque confina con la scuola media Morante, quindi certo, confina con uno dei plessi della nostra scuola, per cui siamo comunque sempre... E lì si organizza tutta, perché va avanti dalla mattina fino alla sera, dove fino alle 4 del pomeriggio, fino alle 4 del pomeriggio, dunque ci sono giochi. Sì, ci sono gli stand ludici, con i recreativi, giochi, il lancio della pala contro i barattoli, il famoso pozzo di San Patrizio, se non mi sbaglio. Che è uno dei giochi forse più gettonati, dove abbiamo lunghe code. Sì, ho tanti pupazzetti raccolti negli anni. Bravo, portaceli. Ce li ho. Iniziamo la raccolta tra poco. Iniziamo la raccolta, allora vabbè. Come ho preso così do, ed è giusto perché ricordiamo così. La finalità è quella di raccogliere dei fondi per comprare materiale didattico
Le ciao scuola scuole. Non è proprio quella la finalità, il ciao scuola è la festa d'istituto, poi però c'è anche raccolta. Quella componente, anche perché la grossa componente è quella della lotteria, arriva dalla lotteria, non dal ciao scuola, quindi l'obiettivo finale del ciao grosso, scuola non è quello. Prima di tutto è divertirsi. L'obiettivo del ciao scuola è la festa d'istituto. Poi. Che infatti viene fatta proprio a fine, diciamo, a fine anno scolastico, logicamente. Sì. E dunque, qualche novità quest'anno, c'è qualche cambiamento o è la forma classica? Non abbiamo ancora iniziato, perché stiamo facendo la lotteria, adesso sta partendo la macchina, dobbiamo ancora, quindi ci sono, sì, ci sono sicuramente delle novità. Qualche novità ci sarà, però dobbiamo... Perché le insegnanti hanno già cominciato a tirar dentro qualche novità. Stiamo lavorando. Qualcosa sì. Ecco, ricordiamo il presidente del comitato, chi è? Il coordinatore. Coordinatore Marco Guanci. Stasera sì. Sbaglio come dire tra presidente, coordinatore, comitato. Va benissimo, assolutamente. Si vede che siamo in diretta, di conseguenza non possiamo assolutamente tagliare le papere. Marco Guanci, logicamente, da quanti anni è in carica, tra virgolette, come coordinatore? Anni. Quattro? O cinque. 4-5 anni. La figlia è in quinta. Si fanno sempre i calcoli in base ai figli, se avete notato. Certo. Aspetta, allora mio figlio ha iniziato quella, sì. Effettivamente, io facevo prima il calcolo, 5 elementari del grande, 5 della seconda, 3 della media del grande, 3 della seconda, insomma, i calcoli. Si fanno presto, logicamente. Ricordavamo che una collaborazione molto importante è quella della Croce Rossa, che vi segue sempre con l'autolettiga in caso, logicamente, di emergenza. Insomma, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ridendo e scherzando, stasera togli la mela, prendi la mela, mangiala e la fai cadere tra Pozzo di San Patrizio, ciao scuola e così via. Siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio per essere state qui con me. Non finisce qua, perché come dico sempre ai nostri ospiti, ci rivedremo qua in studio. Io verrò logicamente a seguire il Ciao Scuola, che manderemo in onda lo speciale nel nostro telegiornale subito dopo l'esecuzione del Ciao Scuola. Riprenderò e intervisterò per voi Christel Cagnoni, come al solito, perché ormai insomma, è un'istituzione e anche un portafortuna. Ecco, di conseguenza... Grazie veramente signora per essere state qui con noi e grazie anche a voi per essere state qui in mia compagnia. Se volete ancora divertirvi, informarvi e passare una serata diversa, vi aspetto giovedì prossimo sempre alle 21.30 qui dallo studio 1 di One TV con Assieme a Noi. Ciao ciao, a giovedì prossimo!